Un saluto a tutti gli amici di TG Smart News. Oggi, domenica 14 febbraio 2021, San Valentino. Tantissimi auguri a tutti i nostri amici e follower. E per chi fosse interessato, ecco a voi la storia di questa innamoratissima festa. Nei giorni intorno alla metà di febbraio, nell'antica Roma, era usanza celebrare il Lupercalia, feste di radice arcaica legata al ciclo di morte e rinascita della natura, alla sovversione delle regole e alla distruzione dell'ordine per permettere al mondo e alla società di purificarsi e rinascere. Queste feste erano accompagnate da vari rituali, mascherate, cortei e giornate in cui i servi prendevano il posto dei padroni e viceversa, con l'intento di innescare un processo appunto di rinascita rimettendo in atto il caos primigenio. Parte di queste manifestazioni ritualistiche è sopravvissuta fino ad oggi, mediata dalla morale cristiana nelle tradizioni del carnevale. In particolar modo, alcune pratiche arcaiche della fertilità prevedevano che le donne di Roma si sottoponessero in mezzo alle strade ai colpi vibrati da gruppi di giovani uomini nudi armati di fascine di rami stretti da spaghi. Attraverso le frustate di questi uomini, regrediti alla condizione ancestrale divina della sessualità libera, impersonata dal dio agreste Fauno Luperco, le donne ricevevano una benedizione che ne propiziava la fertilità. Questi riti, di natura ancestrale e legati alla sfera più antica e primordiale della sessualità umana, furono definite deplorevoli già nel tardo impero romano e furono definitivamente bandite dai papi cristiani. In particolare, sembra che fu il papa Gelasio I a istituire, sul ceppo reciso dei Lupercali, una festività dedicata all'amore, in questo caso romantico e privo di riferimenti espliciti alla sessualità, ma nel solco della tradizione biblica, comunque fertile e fruttuoso, finalizzato alla riproduzione, associandola idealmente alla protezione del Santo Valentino. Sebbene la figura di San Valentino sia nota anche per il messaggio d'amore portato da questo santo, l'associazione specifica con l'amore romantico e gli innamorati è quasi certamente posteriore e la questione della sua origine è controversa. È conosciuta in ogni caso la leggenda secondo cui il santo avrebbe donato a una fanciulla povera una somma di denaro necessaria come dote per il suo sposalizio e che, senza di questa, non si sarebbe potuto celebrare, esponendo la ragazza, priva di mezzi e di altro sostegno, al rischio della perdizione. Il generoso dono fu frutto di amore e finalizzato all'amore. Avrebbe dunque creato la tradizione di considerare il Santo Vescovo Valentino come il protettore degli innamorati. Una delle tesi più note è che l'interpretazione del giorno di San Valentino come festa degli innamorati si debba ricondurre al circolo di Geoffrey Chaucer, che nel Parlamento degli Uccelli associa la ricorrenza al fidanzamento di Riccardo II d'Inghilterra con Anna di Boemia. Tuttavia, studiosi come Harry Kelly e altri hanno messo in dubbio questa interpretazione. In particolare, il fidanzamento di Riccardo II sarebbe da collocare al 3 maggio, giorno dedicato a un altro santo, omonimo del martire, San Valentino di Genova. Pur rimanendo incerta l'evoluzione storica della ricorrenza, ci sono alcuni riferimenti storici, i quali fanno ritenere che la giornata di San Valentino fosse dedicata agli innamorati già dai primi secoli del secondo millennio. Fra questi c'è la fondazione a Parigi il 14 febbraio 1400 dell'Alto Tribunale dell'Amore, un'istituzione ispirata ai principi dell'amore cortese. Il tribunale aveva lo scopo di decidere su controversie legate ai contratti d'amore, ai tradimenti e alla violenza contro le donne. I giudici venivano selezionati in base alla loro familiarità con la poesia d'amore. La più antica Valentina di cui si è rimasta traccia risale al XV secolo e fu scritta da Carlo d'Orléans, all'epoca detenuto nella Torre di Londra dopo la sconfitta alla battaglia di Agincourt 1415,
Carlo si rivolge a sua moglie, la seconda Bonne d'Armagnac, con le parole «Je suis déjà d'amour tanné, ma très douce Valentine». «Sono già malato d'amore, mia dolcissima Valentina». Successivamente, nell'Amleto di Shakespeare, 1601, durante la scena della pazzia di Ofelia, scena quinta atto quarto, la fanciulla canta vaneggiando. «Domani è San Valentino e appena sul far del giorno, io che son fanciulla, busserò alla tua finestra, voglio essere la tua Valentina». Inoltre, alla metà di febbraio, si riscontrano i primi segni di risveglio della natura. Nel Medioevo, soprattutto in Francia e in Inghilterra, si riteneva che in quella data cominciasse l'accoppiamento degli uccelli, quindi l'evento si prestava a essere considerato la festa degli innamorati.